Salve a tutti, benvenuti e benvenuto anche Giulio Anichini. Questa sera affrontiamo un tema e parliamo del National Health Service, il sistema sanitario che c'è in Inghilterra. E lo faremo con una struttura confrontandolo quanto più spesso con quello che c'è in Italia per far capire le differenze, i pregi e i difetti. La prima cosa che va detta del sistema sanitario inglese è che è pubblico, completamente pubblico, è nato nel 1948. Da tenere conto che in Italia nasce invece nel 78, prende anche spunto da questo. È uno dei più grandi sistemi sanitari con tantissimi dipendenti, ha quasi un milione e mezzo di dipendenti, praticamente il più grande datore di lavoro che c'è al mondo quasi. Come abbiamo detto, è gratuito, è finanziato dalla fiscalità generale, poi lo affronteremo nei dettagli. Il 96% delle strutture sanitarie sono tutte pubbliche, hanno una forma un po' diversa dalle nostre, e affronteremo anche questo. Noi abbiamo un po' di dati, la spesa sanitaria, questi sono dati dell'OCSE risalenti al 2018, perché ovviamente la pandemia ha cambiato molte cose e cambierà naturalmente altre. In Italia la spesa è sull'8,8%, vicino alla media 2, l'UCAP è un po' di meno. La spesa pro capite in italiana è sui 2.500 dollari, quella inglese di 3.100 dollari. I medici in Italia sono 4 medici su 1.000, la media UE è 3,6, in Inghilterra sono 2,8 su 1.000. Cambia invece il rapporto per gli infermieri, 5,8 su 1.000 e 7,8 su 1.000 in UK. Anche in Inghilterra si è vista negli anni una sorta di riduzione dei ricoveri, dei posti letto e anche dei ricoveri, ma a fronte di un maggiore utilizzo dei hospital e anche dei surgery, poi affronteremo questo. Allora, per quanto riguarda le differenze sostanziali, se noi abbiamo un'emergenza, abbiamo un incidente per strada, un infarto, eccetera, ovviamente l'accesso al pronto soccorso è gratuito ed è abbastanza simile a quella italiana. Ci troviamo davanti a un triage e poi ovviamente ci vengono indirizzati i reparti di destinazione. Cambia invece due aspetti molto importanti. Uno è l'accesso alle cure mediche, l'equivalente del nostro medico di medicina generale, tanto per intendersi, come viene gestita questa parte qui, e il ruolo degli infermieri. Allora, noi qui in Italia siamo abituati ad avere il medico di medicina generale, ce l'affidano, o lo possiamo chiedere, ma ce l'affidano a noi, oppure il pediatra di libera scelta. Sono i due medici generici a cui c'è il primo approccio verso una cura sanitaria. In Inghilterra, qui ci riferiamo soprattutto al sistema sanitario England, perché ci sono un po' di differenze tra la Scozia, il Galles e l'Irlanda, ma sono poche, però adesso qui ci riferiamo solo a quelle. Allora, quando una persona ha bisogno di un'assistenza medica, di un consiglio medico, ha diverse strade. La prima è quella del General Practice, che è l'equivalente del nostro medico generale, non di medicina generale. Però c'è una bella differenza. Si ha a che fare con questa persona qui, ed è questa persona poi che ci instrada verso gli eventuali ospedali o verso gli specialisti. È difficilissimo approcciare agli specialisti a differenza di come avviene in Italia, anche perché sono molto costosi. Cioè è lui che fa da filtro prima di tutto e fa anche delle attività di diagnosi abbastanza accurata per quanto riguarda la nostra eventuale malattia. C'è anche differenza organizzativa. In Inghilterra sono molto più frequenti trovare il gruppo di medici associati, quindi sono anche attrezzati con alcune strumentazioni, molto di più di quello che in Italia. Da noi è un po' più raro trovare. Noi troviamo degli studi dove ci sono dei medici, ma normalmente qui in Italia è concepito col fatto che lavoriamo insieme per condividere la segretaria, tanto per intendersi. I costi. Nell'Inghilterra è diverso, si collabora insieme per quanto riguarda la gestione dello studio e anche dei pazienti. Non c'è ad esempio il pediatra di libera scelta, come ad esempio c'è in Italia. Il pediatra è visto come uno specialista e quindi bisogna comunque viene instradato direttamente dal GP. Cambia ad esempio invece il rapporto quando si tratta di avere una gravidanza del parto, perché qui in Italia, per
normalmente si va lo stesso dal ginecologo, cioè da uno specialista, e poi magari le riparte viene fatte in ospedale, giustamente. In Inghilterra cambia un pochettino, è più seguito, viene abbinata a quella che da noi si chiama l'ostetrica, sì, è un'infermiera altamente specializzata, che però ti segue sia prima che dopo il parto, nel senso che in ospedale normalmente, se tu non hai nessun problema, dopo il parto ti mandano a casa molto rapidamente, nel giro di poche ore, però vieni seguito ogni 5 giorni da questa ostetrica per 3 mesi, cioè segue l'evoluzione, sei un po' più seguito. Non c'è solo l'equivalente del nostro medico di medicina generale, come noi approcciamo, ci sono anche altre due strade per approcciare, diciamo, la sanità inglese. Uno è il walk-in center, che è una cosa completamente diversa. Nata nel 2000 in Inghilterra, non c'è un equivalente qui in Italia, perché ci sono degli infermieri. Il ruolo di infermieri è molto diverso rispetto a qui che abbiamo noi. Sono, tra l'altro, quello che siete sono dei centri aperti tutta la settimana, forniscono attraverso il proprio personale infermistico, però esperto, cioè valutazione, assistenza anche per malattie, offrono per le lesioni non gravi, informazioni sugli stili di vita. C'è anche una molto più efficiente e molto più curata il fatto della prevenzione. Un altro sistema in generale, che proprio in Italia proprio non esiste, è il National Service Direct, cioè un servizio telefonico. Anche al telefono si possono dare informazioni mediche, cioè non è solo una chiamata al servizio di emergenza, addirittura possono arrivare anche a dare alcuni suggerimenti e prescrizioni di alcuni farmaci. L'altra differenza è gli ospedali. Allora, qui in Italia abbiamo buona parte degli ospedali sono pubblici, cioè di proprietà proprio dello Stato. Una buona parte, circa il 40%, sono ospedali accreditati, cioè sono ospedali costruiti o da privati o anche da altri enti che vengono accreditati però dal servizio del sistema sanitario. Cosa vuol dire? Vuol dire che le prestazioni mediche vengono comunque pagate dallo Stato, anche se queste sono strutture completamente private. In Inghilterra quasi tutti invece sono strutture abbinate a fondazioni. È stata una scelta che ha fatto in Inghilterra. Sono fondazioni però regolamentate molto bene, perché devono rispondere di qualità, di quantità e di assistenza ai pazienti. Qui lascio un po' la parola a Giulio, che giustamente ci lavora all'interno proprio degli ospedali, in questi trust, in queste fondazioni, per capire un po' come vengono organizzate, come la vive anche lui, perché la vive direttamente, e come sono organizzati questi ospedali, come viene anche finanziata tutta la struttura, entrando un pochettino nel dettaglio, come vengono anche verificate le qualità di questo ospedale, che è molto diversa rispetto a quello italiano. Grazie Roberto, sì, hai fatto un'introduzione impeccabile in realtà, esatto, hai una bellissima panoramica su quelle che sono le differenze. Dunque, provo a fare, ad approfondire un attimo su alcuni dei punti che hai sollevato. Dunque, il sistema sanitario inglese, come hai fatto giustamente notare te, è pubblico, è nato nel 1948 ed è uno dei fiori all'occhiello, che i britannici in realtà, perché è improprio dire inglesi, proprio per il discorso dei quattro stati, diciamo che è una di quelle istituzioni che i britannici considerano un fiore all'occhiello. Tant'è vero che appunto durante gli anni del liberismo sfrenato, che viene tanto criticato, cioè nel senso durante gli anni 80, quando c'è stato il governo di Margaret Thatcher, il sistema sanitario comunque non venne privatizzato, e adesso che siamo comunque buoni 10 anni sotto i Tories di nuovo, cioè da Cameron poi a Boris Johnson, è vero che questi sono Tories molto diversi dai Tories di Margaret Thatcher, ma comunque, diciamo, bene o male, il sistema sanitario pubblico viene considerato qualcosa di abbastanza intoccabile. Poi diciamo che ci sono dei tentativi e anche dei tentativi riusciti di privatizzazione in alcune aree e per appaltare alcuni servizi al privato. In realtà questa può sembrare una bestemmia in chiesa, ma non è del tutto sbagliato, secondo me, in my opinion, anche se
penso che sia fondamentale che rimanga un sistema sanitario pubblico. Venendo al sodo, allora, come hai detto giustamente te, allora, il sistema sanitario pubblico, l'NHS, abbreviato, si chiama NHS, National Health Service, è finanziato dalla fiscalità generale. Adesso faccio un attimo, condivido un momento il mio schermo per far vedere quello schema di cui parlavamo in pre-live insieme. Allora, questa flowchart, dimmi se si vede. Sì, si vede. Sì, perfetto. Allora, questa è una, si chiama flowchart, nel senso una, un grafico a flusso, tra virgolette. Fa vedere un po' come funziona, come è strutturato. Allora, sostanzialmente il governo stanzia i fondi per Department of Health and Social Care, sarebbe il Ministero della Sanità. Il Secretary of Health è il Ministro della Sanità. Si chiamano Secretary, si chiama, sono i ministri a tutti gli effetti, i componenti del gabinetto. E il Ministero della Sanità stanzia un tot di soldi dal bilancio centrale per i sistemi sanitari, per il sistema sanitario. Ora, perché ho avuto questo lapsus dei sistemi sanitari? Perché ce ne sono quattro in realtà, nel senso che sono relativamente autonomi, anche se poi la struttura di base è abbastanza simile. C'è NHS England che copre l'Inghilterra, c'è NHS Wales che copre il Galles, c'è NHS Scotland che copre la Scozia, poi c'è NHS Northern Ireland che copre l'Irlanda del Nord, poi lì c'è una, diciamo, ci sono delle organizzazioni logistiche un po' particolari, perché l'Irlanda è uno stato indipendente, ma tante cose che ha l'Irlanda ce le ha in comune con il Regno Unito. Per esempio il sistema di training dei medici e degli infermieri è lo stesso, tant'è vero che alcuni esami si fanno a rotazione, gli esami per esempio di specializzazione, le FRCS, le FRCR, che sono gli esami con cui si conclude sostanzialmente l'addestramento dei medici, si fanno a rotazione in un po' tutto il Regno Unito e Irlanda, cioè le FRCS, l'esame di neurochirurgia per esempio, 2 anni fa si è fatto a Dublino. Ora, tornando alla struttura, l'NHS England, prendiamo, come hai detto te giustamente, concentriamoci su NHS England, che fra l'altro è più grosso, distribuisce poi i soldi a queste entità che sono i Clinical Commissioning Groups. Non sono l'equivalente delle autorità sanitarie locali, ma quasi, cioè sono un po' più grosse delle autorità sanitarie locali, hanno anche diverse competenze, ma sostanzialmente è l'entità locale, territoriale, che organizza il budget per quel determinato distretto e distribuisce poi i soldi a quelli che sono cosiddetti i providers, cioè i soldi poi vanno a finire qua. E i providers che cosa sono? Sono i medici di base, i GP, o i trust, cioè gli ospedali, le aziende ospedaliere, a tutti gli effetti sono aziende ospedaliere che operano nel territorio. Quindi diciamo questa è un po' la struttura, è un po' la struttura di base. Aspetta che tolgo la ecco lo schermo e torniamo anche da controllo qualità. Oh, esattamente. Allora, qual è una delle differenze più importanti dal punto di vista strutturale che ci sono, diciamo, che ho visto, che vivo dal punto di vista strutturale e culturale fra l'NHS e il sistema sanitario nazionale? È proprio il controllo qualità, nel senso che tutto questo processo viene continuamente revisionato in tutti i suoi passaggi intermedi e si fanno continui audit, si chiamano audit italianizzato, cioè processi di revisione dei conti, dei servizi, delle prestazioni erogate, eccetera, eccetera, eccetera. Questi audit si fanno sia a livello macroscopico, cioè lo fa proprio il Clinical Commissioning Group locale, o per esempio la direzione sanitaria dell'ospedale, o la direzione sanitaria del poliambulatorio con i vari medici di base, sia a livello microscopico, nel senso che i singoli dipartimenti o il singolo medico può decidere di fare degli audit per controllare la qualità su specifici aspetti della prestazione. Questo è un processo che si è raffinato con gli anni e fa parte ormai quasi dei doveri dei medici e degli infermieri di qua. Tant'è vero che un altro dettaglio che andrebbe specificato riguarda proprio il training dei medici e degli infermieri. Adesso ci arriviamo. Ma sostanzialmente una caratteristica fondamentale è quello di dimostrare che il controllo qualità viene effettuato continuamente. E questo va dimostrato a livello di rinnovo dell'appartenenza all'ordine. Perché anche qua c'è un ordine dei medici e c'è un ordine degli infermieri. Hanno un nome leggermente diverso, ma ci sono. Questa è una delle prime differenze culturali, direi una delle più striking, e poi su questo ci sono anche degli aspetti storici molto interessanti. Ci torno in un momento.
L'altra differenza importante appunto è il sistema di training dei medici e degli infermieri. Allora, strutturalmente parlando è simile, però poi nella pratica è abbastanza diverso, nel senso, in particolare per i medici, quello che succede è che ovviamente si fa l'università, cioè la medical school cosiddetta, e si prende un bachelor degree, cosiddetto sarebbe l'equivalente della nostra laurea, in biological science, medical science o anything. Dopodiché si comincia il percorso ospedaliero o da medico di base. Allora, ci sono 2 anni propedeutici in comune, poi ogni specializzazione è leggermente diversa, ma diciamo grossolanamente ci sono 2 anni in cui il junior doctor cosiddetto ruota attraverso vari reparti per acquisire esperienza. Dopodiché, non solo uno specifico, addirittura diversi reparti. Sì, sì, diversi reparti, cioè fanno anestesia plastica, cioè, i medici ospedalieri fanno questo percorso. Da noi invece non è così, è un po' molto più... Allora, da quanto ho capito, quando me ne sono andato io dall'Italia, si stava cominciando a implementare questo sistema, però in modo molto goffo e non strutturale. Sono almeno 2 anni, dopodiché in tutto questo loro devono fare l'esame, cosiddetto MRCS o MRCP, cioè per essere iscritti al Royal College of Physicians o Royal College of Surgeons, per poter poi accedere a quello che si chiama il National Training Number, cioè il medico si sceglie la sua specializzazione e comincia il percorso formativo. Il concorso è nazionale, da sempre, quindi in graduatoria si può finire a Londra o si può finire ad Aberdeen, che è sotto al Polo Nord, per capirci, nazionale nel senso proprio della federazione, cioè della federazione dei 4 stati. È un concorso molto difficile, fra l'altro, e a quel punto comincia la specializzazione, quello che si chiama il core training. Il core training può durare da 4 a 7-8 anni, e per le chirurgie in particolare dura 7-8 anni, cosa che in Italia non è, in Italia ancora siamo sui 5 anni. E durante la specializzazione il medico deve dimostrare continuamente, c'è cioè un deanery, c'è cioè un, come posso dire, un decanato, come si dice in italiano, un coordinamento, insomma, territoriale, che deve revisionare continuamente l'attività degli specializzandi. Ogni anno, e cioè, per i chirurghi c'è un logbook, cioè devono fare un tot di interventi da primo operatore, ogni anno. Ovviamente si parte da quelli più semplici, supervisionati, eccetera, eccetera, e poi si sale a quelli più importanti. Una nota su quello che ha appena detto Giulio. Primo operatore ogni anno. Immagino che chi ci sta ascoltando, se ci sono diversi specializzanti, qualcuno già nota questa grandissima differenza. Sì, esattamente. Esattamente. Esattamente, è assolutamente necessario che lo specializzando diventi indipendente, almeno su alcune procedure di base. Poi intendiamoci, sugli interventi questo deve essere ben chiaro, perché quando sono partito dall'Italia anch'io avevo questa cosa, vado in Inghilterra, dopo 2 anni opero le cose più impensabili, eccetera, eccetera. No, non funziona così, nel senso che i casi molto complessi si operano gli ultimi anni di specializzazione e neanche tutti, nel senso che poi... quando si tratta di casi di chirurgia generale o cardiochirurgia o neurochirurgia complessi, faccio degli esempi pratici. Un tumore al pancreas per un chirurgo generale è un incubo, è un caso estremamente complesso, no? Un meningioma petroclivale, cioè un tumore della base del cranio o una malformazione arteriovenosa intracranica sono casi molto complessi. Questi casi si operano, diciamo, alla fine della specializzazione, ma supervisionati con aiuto, o li opera comunque un consultant molto senior, ecco, questo va detto. Però sulle procedure di base, cioè è impensabile che uno specializzando qua esce dalla specializzazione e non ha mai fatto un'appendicectomia, una colectomia, una tiroidectomia, cose di questo tipo. Per un neurochirurgo è impensabile non uscire senza saper fare, essere indipendente su ernie del disco, traumatologia cranica, qualche tumore cerebrale più semplice da trattare, idrocefalo, patologia di base neurochirurgica, hanno tutti un'ottima infarinatura, ecco, questo è il bottom line. Comunque adesso mi sto addentrando un po' troppo nello specifico, torniamo un attimo al discorso di sistema sanitario. Ecco, la cultura dietro al training e la cultura poi post-training è completamente diversa, nel senso che la qualità del servizio che si eroga viene rivista continuamente e la qualità della formazione degli specializzanti viene rivista continuamente.
Ora, io non è che voglio dire che in Italia siamo tutti, non voglio assolutamente cadere nei luoghi comuni e dire in Italia siamo tutti cialtroni, non funziona niente. No, il discorso è che in Italia ci sono degli ottimi professionisti. Il problema è che l'Italia, in Italia le cose funzionano per la buona volontà di pochi, spesso lasciati a se stessi, mentre non c'è una struttura, non c'è una mentalità, una cultura generalizzata per far funzionare le cose meglio. Mi spiego su questo discorso del controllo qualità, entriamo un pochino più nei dettagli. Fra l'altro, non è che nel Regno Unito non siano successe cose che, diciamo, non ci siano stati eventi che hanno segnato la storia del sistema sanitario nazionale inglese. In particolare, ci sono stati 2 o 3 scandali veramente seri che hanno implementato questo sistema di controllo qualità. C'è stato uno scandalo a Bristol negli anni 90, in cui... Poi, diciamo, nella descrizione del video metteremo anche il link ad alcuni libri che parlano di queste cose, o alcuni siti che, per chi fosse interessato. Ci sono stati 3 scandali, ce ne sono stati vari, ma ci sono stati 3 maxi scandali che sono stati affrontati, secondo me, in maniera radicalmente diversa da come sarebbero stati affrontati in Italia. E su questo, secondo me, dovremmo un po' prendere appunti. A Bristol è successo questo, che c'era una cardiochirurgia, quindi una disciplina ad alta specialistica, altamente specialistica, che aveva sostanzialmente un tasso di complicanze assolutamente inaccettabile, nonostante fosse una cardiochirurgia, cioè si sa che in cardiochirurgia la mortalità è comunque più alta di una chirurgia normale, ma questa era inaccettabile. Si è fatto un audit interno, è stato coinvolto anche il management, e si è visto che tutta una serie di protocolli di sicurezza non venivano rispettati, non venivano seguiti, e alcuni degli interventi erano fatti da chirurghi che non si erano aggiornati negli anni, e quindi si è avviato un processo di revisione di queste procedure. E adesso Bristol è sempre stato un posto eccellente dal punto di vista dell'healthcare, ma adesso la cardiochirurgia di Bristol, memoria di questa cosa, è una delle migliori del paese. Tempo fa a Liverpool c'è stato un altro scandalo per quanto riguarda la conservazione di materiale anatomico patologico dopo gli interventi, no? Il patologo o dopo le autopsie venivano conservati dei campioni senza assolutamente nessuna autorizzazione, lasciati là negli scantinati addirittura di questo patologo. Questa cosa è venuta fuori e è scoppiato uno scandalo nazionale, si è avviata tutta una procedura di revisione, e adesso per la conservazione di tessuti patologici, operatori o autottici, ci sono tutta una serie di normative estremamente specifiche da seguire. Un ultimo esempio fu quello del dottor Shipman, che è un medico di base diventato tristemente famoso perché praticamente letteralmente ammazzava i malati terminali. Cioè, nel senso che quello che succedeva è che prescriveva delle dosi di farmaci di sonniferi eccessivamente alte allo scopo, è stato proprio dimostrato, a livello doloso per ammazzare questi malati. Questa cosa è stata scoperta e si è avviato quello che si chiama il processo di appraisal. Cioè, adesso i medici ogni anno devono fare l'appraisal dopo la specializzazione, cioè mi devo sedere con un mio collega più anziano o comunque del mio dipartimento, ma che non è proprio del mio ospedale, ma che non è del mio dipartimento, e devo far vedere a questo collega cosa ho fatto per tenermi aggiornato, che se sono andato ai congressi, se ho fatto pubblicazioni, che tipo di interventi ho fatto, eccetera eccetera. E ogni 5 anni c'è la revalidation, cioè io devo andare all'ordine dei medici inglese, che si chiama GMC, e produrre tutta una serie di documentazioni su quella che è stata la mia storia degli ultimi 5 anni. Ecco, da questo punto di vista io qua ho notato una differenza enorme. E c'è una cultura generalizzata del controllo qualità e del prestare un servizio al paziente. Diciamo, e da questo punto di vista, secondo me, l'NHS è incredibile. Cioè, è veramente ottimo rispetto al sistema sanitario nazionale. Io mi fermo qua un attimo perché ho parlato per tipo 10 minuti. Se vuoi aggiungere qualcosa o chiedermi qualcos'altro, poi magari ti parlo un po' delle criticità, di quelle che penso siano le criticità, ecco, dell'NHS, che ci sono ovviamente. Sì, traendo spunto da quello che ha raccontato, sono le cose da copiare, o perlomeno da valutare bene, per integrarle al sistema sanitario che noi andremo a creare nei prossimi anni, post-Covid. Cioè, da noi questo controllo di qualità è molto blando. Se c'è qualche problema serio all'interno dell'ospedale, normalmente si risolve all'interno del corso ospedale, ma raramente diventa una normativa e una linea guida che viene distribuita poi a tutto il sistema sanitario
nazionale. Questo rallenta moltissimo non tanto l'introduzione di tecnologia, perché ancora non è rallenta, rallenta moltissimo il miglioramento organizzativo e qualitativo di tutti gli ospedali. E quindi anche la diffusione delle migliori pratiche cliniche e mediche. E tra l'altro, continuano a rimetterci, la differenza è appena citata, gli specializzandi che vengono in qualche modo preparati in maniera, posso dirlo, decisamente inferiore rispetto a quello che viene in Inghilterra, ma perché la nostra cultura è di non fargli a mettere subito sul tavolo operatorio, a prendersi le loro responsabilità, loro rischi sicuramente supervisionati, non c'è. Cioè si vede enorme la differenza di quando un medico ritorna dall'estero, o dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti, o perché ha fatto training in altri stati, e come si ritrova il vantaggio che riesce ad avere rispetto agli specializzanti che sono qui in Italia. Non manca nulla, potrebbero farlo tranquillamente, ma è ancora molto lontana questa cultura, questo punto di vista. L'altro aspetto che volevo discutere con te, Giulio, è la differenza del ruolo degli infermieri. C'è una bella differenza rispetto all'Italia perché l'infermiere può fare attività medica, ovviamente non è sicuramente, ma ci sono diverse specializzazioni di infermieri. C'è quello base che sicuramente in alcuni ospedali addirittura rifà i letti, da noi sarebbe quasi impossibile, però c'è anche quelle figure infermieri che vengono affiancate per fare piccoli interventi chirurgici, assistenza, anche prescrizione di farmaci, piccole cure, piccoli traumi che possono essere fatti e anche extra ospedaliere, perché in Inghilterra si tende ad andare in ospedale solo estremamente necessario, grazie ai filtri che ci sono prima. Ma questo io non lo vedo come un difetto, perché da noi ci sono enormi il problema degli accessi impropri in ospedale. E questo fa rallentare effettivamente la cura efficace a chi ne ha veramente bisogno. Se basta pensare ai codici bianchi, ai codici verdi, che sono una quantità enorme, compreso anche i vari giri che dovrebbe fare un paziente perché non si fida del suo medico di medicina generale. In Italia poi va a pensare, puoi andare nel tuo specialista, ma magari i giri più specialisti perché devi trovarne uno che ti riesce a diagnosticare perfettamente quello che hai. Teniamoci anche nei casi, ogni tanto ci sono errori, corretto anche io, però il medico generale ci cerca di stradare nel miglior modo possibile. Ecco, qui la ruolo dell'infermiere è decisamente diverso. Da noi invece non ha attività territoriale, ad esempio. Si sta cercando di poter fare qualcosa il medico, l'infermiere territoriale, per quanto riguarda ad esempio la cura di ferite del cubito o altre, però è limitata anche qui alla buona organizzazione e alla volontà di alcune regioni, di alcuni assessori alla sanità, ad esempio viene fatto in Emilia Romagna, viene fatto in parte in Lombardia, in Veneto, però ad esempio nel sud è quasi inesistente. In Italia questa cosa sarebbe già diffusa su tutto il territorio. Ecco, questa è una carenza che non ci manca parecchio. Allora, scusa, faccio l'ultima osservazione. Gli ospedali, in Inghilterra, la sanità privata, veramente privata, è limitatissima, è meno del 5%. E tutti gli ospedali sono sostanzialmente aziende ospedaliere. Sono dei trust, sono delle fondazioni gestite e controllate dalle varie commissioni, ma funzionano bene, anche perché avendo un'azienda, sei sicuramente regolamentato proprio perché fai attività sanitaria, ma comunque devi rispondere del bilancio. E questa è una cosa molto importante. E della qualità. Quindi non è avere, perché noi c'è stata spesa anche una polemica, soprattutto nel pre-Covid, perché il nome azienda davanti a un ospedale sembra, o la vuoi fare diventare privata una cosa cattiva. No, è una cosa invece abbastanza buona, soprattutto per il controllo di gestione che molti decenni fa noi non avevamo per niente. No, no, assolutamente. Allora, hai sollevato molti punti molto interessanti. Infatti, volevo approfondire in realtà un po' su ognuno di questi. Allora, sulle infermiere, verissimo. Allora, qua ci sono le nurse specialist. Allora, innanzitutto ci sono varie carriere infermieristiche, che quella è interessante. Cioè, c'è l'infermiera di base e poi
Uno può diventare scrub nurse, cioè l'infermiera operatoria, oppure una specialist, che è una infermiera che può parlare con i pazienti, dare consigli e anche prescrivere dei farmaci. E poi adesso ci sono anche gli advanced, quelli che si chiamano advanced clinical practitioners, che possono aiutare durante gli interventi chirurgici, mettere punti, fare piccole operazioni. Ora, è onestamente, per quanto riguarda il medico, questa cosa è una cosa incredibile, perché nel senso toglie un carico di lavoro non indifferente, ed è anche estremamente utile per quanto riguarda il paziente, perché l'assistenza è, diciamo, è più puntuale. Io lavoro, io mi occupo di neurochirurgia, mi occupo di tumori cerebrali, abbiamo domani, ho il mio ambulatorio, la clinica neuro-oncologica, in cui vedrò tot pazienti affetti da tumore cerebrale. Ora, uno si può immaginare cosa significa dire a un paziente, anche quando è benigno, dire a un paziente che ha un tumore in testa non è mai una buona notizia, no? Allora, queste infermiere stanno lì durante la consultazione, parlano con il paziente insieme a me, le consultazioni possono durare un'ora, un'ora e mezzo, insomma ci vuole un po'. E dopodiché lasciano un numero che è un numero di servizio che il paziente può utilizzare in qualsiasi momento per controllare quando arriva il suo appuntamento per l'intervento chirurgico, far sapere se ha dei problemi, cioè per esempio se si sta sentendo peggio e magari ha necessità di un ricovero anticipato, chiama questo numero e l'infermiera poi si relaziona con me per dire lo mandiamo al pronto soccorso o no. Controllare le sue, come si dice, le sue medicine per vedere se vanno scalate o aumentate, controllare gli appuntamenti post-operatori, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è un servizio impagabile. Le advanced clinical practitioner hanno anche il loro mini ambulatorio per alcune patologie dedicate. Quindi queste sono delle figure professionali incredibili che fra l'altro valorizzano il ruolo dell'infermiere, che ricordiamo, cioè, non lo so, in Italia c'è sempre avuto questa impressione che la gente tende a considerare gli infermieri un po', non lo so, delle figure professionali tutto sommato secondarie a quella dei medici. Lo dico da medico, non è così. Cioè, nel senso, l'infermiere è sostanzialmente una figura essenziale all'interno dell'azienda ospedaliera. Noi non potremmo funzionare senza infermieri. E fanno delle cose incredibili, fra l'altro. Però, dal punto di vista della carriera, secondo me qua vengono valorizzati molto di più, decisamente di più. Ora, quanto invece, sempre parlando di struttura, allora, l'infermiere si inserisce poi in un'organizzazione, in un organigramma che è molto interessante, perché ogni team, ogni dipartimento ha il suo team di infermieri, ma ha anche i micro team di infermieri per le subspecializzazioni. Cioè noi abbiamo, per esempio, la neuro-oncologia, è un team di specialisti che comprende 2-3 nurse specialist, il neuro-oncologo, anzi 2-3 neuro-oncologi, 2-3 specializzando in neuro-oncologia, 4 neurochirurghi, 2 fellow, io sono un fellow e poi c'è un altro mio collega adesso fellow, noi siamo praticamente una via di mezzo fra uno specializzando anziano e un dirigente medico junior, no, cioè nel senso facciamo gli interventi per conto nostro, però il consultant senior sta nel dipartimento, se c'è qualsiasi problema sale su, così diciamo il paziente è coperto, no? Per qualsiasi cosa. Questo team, allora la cosa che mi preme mettere in evidenza qua, e questo vale per la neurochirurgia, ma vale per la chirurgia plastica, per esempio c'è il team per la mammella, cioè vale per la neurologia, c'è il team per l'epilessia, cioè tutte le sottospecializzazioni di tutte le branche mediche. Perché è interessante questo? Perché tra le altre cose questo team ha tutta una serie di compiti che deve svolgere durante la settimana che diciamo rendono più fluida tutta l'assistenza al paziente, cioè per esempio c'è l'ambulatorio, c'è la sala operatoria, c'è il servizio, ci sono i servizi ambulatoriali specifici, c'è l'MDT. Questa è una cosa che per esempio in Italia io ho visto pochissimo. È vero che io ho lavorato prevalentemente a Roma e dintorni di Roma. Non so quanto ci sia anche in Nord Italia, però devo dire, cioè proprio non lo so. Cioè, se qualcuno lo sa me lo scriva nei commenti e mi corregga. Che cos'è l'MDT? Allora, l'MDT è il multidisciplinary meeting, cioè cosa vuol dire? Che una volta a settimana, su degli argomenti specifici, tutto il team si riunisce, anche con dei membri esterni al team, per esempio c'è spesso il radiologo o i medici per quanto riguarda la chirurgia, cioè si uniscono, e si discutono i casi di quella patologia. Faccio un paio di esempi, cioè ho già parlato della neuro-oncologia, noi facciamo l'MDT, l'abbiamo fatto oggi pomeriggio proprio, l'MDT che può essere in luogo da remoto, dopo la pandemia ovviamente aumentato da remoto, in cui c'erano i neurochirurghi, i neuro-oncologi, i neurologi e i radiologi, e tutti i casi della settimana si discutono
e si arriva a un consenso sul trattamento per quel paziente, tutti i casi della settimana. Mia moglie è oncologa, lei non si occupa di neurooncologia, si occupa di oncologia del sistema digerente, della cute, e poi ovviamente fa un po' di mammella e prostata, come tutti gli oncologi, perché quelle sono le cose più prevalenti. Lei ha il cutaneous melanoma NDT, cioè l'NDT dove si parla solo di melanoma, e altri due NDT che adesso non ricordo. In neurochirurgia ci sono, cioè il pituitary NDT, cioè ipofisario, c'è lo spinal NDT, quello gli specialisti della colonna. In chirurgia plastica c'è l'NDT per i grandi ustionati. E quindi questa, per esempio, e questo c'è in tutti gli ospedali di tutto il paese. È obbligatorio per legge. Poi c'è un'altra cosa ancora, cioè il livello di assistenza per le malattie rare, secondo me, è molto meglio qua. Ripeto, sto parlando solo delle cose positive, poi magari parliamo anche di cose negative, perché ci sono delle criticità, ovviamente. Allora, parto da un aneddoto. Io ho un cugino alla lontana, appena nato, poverino, che ha una sindrome molto seria, e quindi ho dovuto mandarlo a una serie di specialisti. Fra l'altro è una sindrome che richiede anche la partecipazione dei neurochirurghi. Alla fine sono riuscito a mandarlo in un centro molto buono, ma ti dico la verità, ho sbattuto la testa al muro, perché se i centri super specialisti in Italia in realtà ci sono e non ci sono, cioè non mi sembra che siano organizzati così bene. Faccio un esempio molto pratico. Per legge qui nel Regno Unito c'è una malattia che si chiama neurofibromatosi, che praticamente consiste, è un'anomalia genetica ereditaria che consiste nello sviluppare tumori diversi della pelle e del sistema nervoso. La fibrosi cistica è un'altra di queste malattie particolari. In ogni distretto del paese c'è un centro di riferimento per quella patologia, e quindi c'è l'MDT dedicato a quella patologia e c'è il team che tratta solo di quella patologia, proprio perché sono malattie rare. Cioè a Londra, per esempio, c'è un centro della neurofibromatosi che è al King's Hospital, sappiamo, a Londra c'è solo quello. A Bristol c'è un altro, nelle Highlands c'è un altro, nelle Midlands c'è un altro. E questo tipo di organizzazione, secondo me, per il paziente è molto meglio, perché sostanzialmente il paziente sa dove andare quando c'è un problema molto specifico, e diciamo c'è proprio una struttura, come ti posso dire, c'è un sistema organizzato che incanala il paziente verso quel tipo di trattamento, e il tipo di assistenza è completamente diverso, ecco. Secondo me è molto più di qualità. Non so se vuoi, se hai qualche domanda su questo. Riguardo le malattie rare, anche qui in Italia, ogni regione deve avere il suo centro di malattie rare. Il problema è che essere instradati su queste vie non è proprio banalissimo, perché non è perfettamente ancora conosciuto. Ancora ci sono errori strani che fanno i pediatri o anche gli adulti. Questa persona, scusami se ti interrompo, giusto per specificare, io oggettivamente su questo posso essere ignorante, perché non lavoro in Italia da 10 anni, quindi su questo specifico aspetto non lo so. Però questa persona... Nessuno è venuto da noi a dirci il centro per questa cosa è lì. Ci sono vari specialisti sparsi che lo trattano, però non c'è un... Capito che voglio dire? Ecco, questo mi ha lasciato un po' di stucco. Perché da noi... Allora, qui in Italia è migliorata moltissimo negli ultimi anni, ma ancora deve essere estremamente professionalizzata. Perché, allora, centri di malattie rare ci sono in tutti gli ospedali, in quelli che vengono chiamati ospedali regionali, ospedali di riferimento. Ma non sono tutti altamente specializzati. Ad esempio, per le malattie relative a tutto quello che riguarda malformazione del DNA, sicuramente quello più specializzato in Italia è il BESTA di Milano, neurologiche. C'è un centro malattie neurologiche anche in altre regioni, ma non ha neanche a vedere con la specializzazione che ha il BESTA. Per quanto riguarda, che so, le malattie cardiologiche particolari, Marfan, Ehlers-Danlos, Kawasaki, eccetera, i centri specializzati sono in tutta la regione. Poi ci sono i super specializzati, quelli veramente che ne fanno tantissimi di casi. Faccio un esempio per tutti, perché lo seguiamo. Milano da solo con il Marfan fa quasi il 50% di tutti i casi che ci sono in Italia. Cioè, agli altri ci sono i centri, ma fanno pochissimi casi, non sono specializzati. Fanno parte di quasi della routine. Se è in una forma lieve, riescono a curarla, se no, ovviamente dovrebbero mandarli in centri un po' più specializzati. Non sempre avviene questo, purtroppo, e non c'è ancora
ben diffusa la conoscenza nei medici di medicina generale e il pediatra di biologia di come instradare su quelli che vengono chiamati i corsi i PDTI, i percorsi di trattamento e diagnosi assistenziale. Sono molto blandi, ci sono alcune leggi che non sono perfette, vengono seguite in maniera molto blanda e non puntigliosa, perché, come ho citato prima, qui manca un vero controllo della qualità. Il vero controllo della qualità non è che lo fa l'assessorato alla sanità o il Ministero della Sanità, però non lo fa neanche a che vedere con la qualità che usano in vita. Per quanto riguarda invece la riunione su quello che dicevate prima, sui casi pratici, da noi non c'è per legge. Alcuni ospedali lo fanno, però è dovuto alla buona organizzazione che normalmente i primari o i primari si mettono insieme a fare, ma non c'è una legge per fare, per dire un po'. Tant'è che in alcuni ospedali c'è e in altri no. Quindi anche lì dipende un pochettino dal paziente che ti trova. E questo che rompe un po' le scatole, perché la qualità non è proprio perfetta. Interessante. Direi, allora, io per quanto mi riguarda, poi se vuoi possiamo parlare di qualche argomento specifico, però ecco, direi di chiudere invece con quelle che sono le criticità del sistema sanitario nazionale inglese. Allora, per la mia limitata esperienza e per quello che ho studiato, ovviamente, allora, innanzitutto una cosa, non so se tu sei d'accordo su questo, ma non esiste il sistema sanitario perfetto. Esatto. Cioè, questo libro che metterò non esiste. Sono troppo grandi. E ci sono tutta una serie di sfide, fra l'altro, che stanno emergendo proprio in questi decenni, che secondo me cambieranno radicalmente l'aspetto dei sistemi sanitari, in tutto il mondo, in realtà. Ci sono due macro problemi barra, in realtà anche vantaggi per certe cose. Uno è un problema dal punto di vista dei sistemi pubblici, ossia lo stesso problema che hai con le pensioni. Una popolazione che era piramidale, cioè poca popolazione in età pensionabile e tanta forza lavoro prima, cioè che era così negli anni 60, adesso è diventata cilindrica e sta tendendo alla piramide inversa, cioè c'è una grande popolazione di anziani e una relativamente piccola popolazione di giovani. Anche se questo da un certo punto di vista è positivo, perché ovviamente c'è sempre il problema della sovrappopolazione, poi in questo periodo storico che si parla di climate change, il calo delle nascite in realtà di per sé, non voglio sembrare un orco, però a livello globale non è per forza una cattiva notizia, perché ovviamente tanta gente, la sovrappopolazione consuma tanto e produce tante emissioni, ma da un punto di vista dei singoli paesi questo è un problema enorme, perché sostanzialmente la forza lavoro si è ridotta, gli introiti finanziari che finanziano i sistemi pubblici si sono ridotti, la tecnologia è avanzata, quindi le spese per le cure sono aumentate, e quindi questo è un problema che affligge l'ANCES, esattamente come il sistema sanitario nazionale italiano. E la soluzione a questo problema non è in vista, nel senso che la verità è che il sistema sanitario inglese è già sotto enorme pressione per contenere i costi e per cercare di garantire i livelli di assistenza, e la pandemia ha dato un po' il colpo di grazia, nel senso che è un sistema in cui comunque ci sono pochi medici e pochi infermieri per l'assistenza territoriale che sarebbe necessaria, che da una parte è un vantaggio, perché chi lavora fa un'esperienza incredibile, nel senso, per quanto riguarda proprio cioè, questo è un concetto che al grande pubblico un po' sfugge, ma il fatto di avere pochi medici per tanta popolazione significa che quei pochi medici o infermieri, quei pochi medici e infermieri diventano molto bravi, perché sostanzialmente devono lavorare tanto e quindi accumulano più esperienza. Più esperienza si accumula e più bravi si diventa. Dall'altra però è un problema, nel senso che i turni di lavoro sono massacranti e sempre più massacranti saranno. In Scozia io non raramente ho fatto 48 ore di guardia. Poi, per carità, non erano 48 ore ininterrotte in cui uno non si poteva nemmeno sdraiare un attimo, però erano 48 ore col blip. Cioè con il blip sarebbe praticamente quella macchinetta che si collega al centralino dell'ospedale. Arrivano le chiamate in continuazione. C'è carenza di personale cronica. Questo è il GP, la catch in area del GP confrontato col medico di base italiano. Il medico di base italiano penso che abbia un tetto massimale di 1.500 pazienti. Il GP ne ha 2.000 e quasi tutti sforano, cioè quasi tutti ne hanno più di 2.000. E quindi questo ovviamente è un problema, perché è un problema proprio per la resa del personale, è un problema enorme per le ferie, per la malattia, per tante cose. È come, diciamo, lavorare per l'NHS è un po' fare il militare, nel senso è bellissimo, però è molto impegnativo. Ci sono tanti turni da coprire. E
Quindi questa è una delle prime cose. La seconda criticità riguarda il fatto che quel filtro di cui parlavi te, secondo me, al netto di tutto, è molto importante. Cioè il fatto che il paziente debba passare per il GP per arrivare agli specialisti è molto importante. Perché non è cattiveria, ma quando si parla, per esempio, di una specialità come la neurochirurgia o la cardiochirurgia, queste sono specialità che coprono milioni di persone. Un centro di neurochirurgia qua copre 3 milioni di persone. Fisicamente noi non possiamo stare, cioè proprio da un punto di vista di tempo della giornata, non possiamo stare a prendere ogni telefonata di una persona che ha mal di testa e ha paura di avere un tumore in testa. Perché su 100 persone che hanno mal di testa, forse una ha un tumore in testa, di solito neanche, perché i tumori cerebrali sono rarissimi, ma quelle 100 telefonate, quei 100 pazienti diventano 100 telefonate, che ovviamente sono insostenibili. Quindi da questo punto di vista è molto buono. Il problema qual è? Che i pazienti, che una volta diagnosticati sono seguiti molto bene, ma fanno fatica spesso ad avere accesso, perché comunque i GP fanno da grosso filtro, e a volte questo filtro è anche eccessivo, e questo va detto. Quindi secondo me da questo punto di vista il sistema va un po' raffinato, perché è vero che spessissimo, dati i volumi di lavoro enormi, si tende troppo a filtrare in senso conservativo e quindi a rendere più difficile per i pazienti l'accesso alle cure. In generale però, ripeto, queste secondo me sono le due macro criticità. In generale però, ripeto, è un sistema molto molto buono e io sono felicissimo di lavorare per l'NHS, devo dire. Questo per me è quanto. Poi non so se tu volevi affrontare qualche altro argomento nello specifico. Due cose. Il problema del carenza del personale medico ce l'ha in Italia, ma ce l'hanno quasi tutti i paesi europei. È un problema che tutti quanti dovranno risolvere. Purtroppo a breve si può risolvere solo migliorando l'organizzazione, migliorando la tecnologia che viene messa a disposizione del personale medico. Perché comunque, anche se oggi aumentassero tutti gli iscritti all'università, stiamo parlando di 10 anni per formare il personale. Abbiamo visto durante la pandemia assunzioni aiuto, ma quel problema è talmente grosso che neanche queste assunzioni un po' frettolose può risolvere. C'è un video, una cosa al sistema sanitario inglese che in Italia ancora non funziona molto bene e questo ci penalizza moltissimo. Il sistema informatizzato e l'altra è la velocità con cui le nuove tecnologie o le nuove tecniche mediche e chirurgiche vengono introdotte nella pratica quotidiana. In Inghilterra so che è molto più veloce, proprio perché c'è un sistema che in continuo non solo mette sempre in discussione, quindi mette anche in discussione le attuali pratiche, però è molto aperto anche all'introduzione e alla verifica di miglioramento di efficacia. Quindi in Italia è molto restio. L'altra cosa è il sistema informatizzato. Qui tutte le regioni stanno andando un po' per fatti suoi, perché ancora oggi il Ministero della Sanità non ha una linea guida efficace e anche una guida efficace per cercare di mettere in rete tutti i vari sistemi sanitari. Adesso il sistema l'informatizzazione all'interno di un ospedale è visto come un software che migliora la qualità di lavoro. Non scriviamo il lavoro, scriviamo una cartella clinica all'interno di un software. Però raramente questi software vengono utilizzati per efficientamento della qualità clinica e anche raccolta dati per migliorare la ricerca clinica. In alcuni ospedali ci sono, ma stiamo parlando di uno schedante. Per quanto ne so, perché anche nel mio settore, in Inghilterra questa cosa è molto, molto più diffusa. Sì, è vero, guarda, io faccio ricerca, quindi faccio ricerca clinica, quindi in realtà questa cosa l'ho toccata con mano. Qua c'è un discorso più ampio in realtà, che riguarda il fatto che l'Inghilterra, il Regno Unito è un paese più aperto al business. Questo genera più soldi, genera più facilità di accesso alle nuove tecnologie. In Italia, soprattutto negli ultimi anni, non so per quale motivo, siamo un po' diventati allergici a questa mentalità e purtroppo i risultati si vedono. Per carità, ci sono delle ottime aziende in Italia, per carità, soprattutto dal punto di vista farmaceutico e di protesica, però l'innovazione, come dici te, è zoppica, decisamente zoppica. Ma c'è anche organizzativo e tecnologico è fondamentale per risolvere i problemi di prossimità, perché aumenta l'anzianità, come dicevi te,
da un'altra parte c'è una ristrettezza delle, per quanto riguarda i contributi, i soldi della sanità, e dall'altra un aumento della domanda di sanità. Quindi il personale non c'è, quindi non c'è altra strada di migliorare l'organizzazione e la tecnologia. Mentre l'Inghilterra è già pronta per fare una cosa del genere, perché è ben rodata la macchina per auto migliorarsi, qui in Italia no. C'è anche un'ottima integrazione, fra come posso dire, aziende ospedaliere, università e mondo della ricerca aziendale. Cioè, questo va detto. Cioè, le aziende cooperano con i college dalla mattina alla sera qua. Tant'è vero che adesso stiamo lavorando a un paio di progetti in cui appunto sono coinvolte delle aziende. E non è una bestemmia in chiesa, anzi, è un ottimo connubio. Dove c'è questa cosa funziona benissimo, infatti i centri di eccellenza ci sono in Italia, il problema è che sono molto di meno in numero rispetto a quelli in Italia. Assolutamente. L'ultima cosa che volevo dire è questa, che sul discorso del numero di medici, il problema, questa è una cosa che avevo scritto un articolo sull'inchiesta, fra l'altro, anni fa su questo, perché anche su questo discorso delle specializzazioni, lo dicevo a Michele Boldrin proprio l'altra sera, ho sentito delle dichiarazioni in questo periodo che sono, diciamo, rappresentano un po' la follia. Questo è un problema su cui sono abbastanza up to date per quanto riguarda la situazione italiana. Il problema delle specializzazioni è che c'è carenza di medici in alcune aree, ce ne sono troppe in altre. E l'organizzazione della specializzazione, cioè della ripartizione dei posti di specializzazione, ha seguito dei criteri politici e di convenienza molto più che organizzativi e di necessità del territorio, che hanno incasinato sostanzialmente tutto. Questo, diciamo, ne potremo parlare in un'altra live. Ma molto rapidamente, io poi ho sentito, vabbè, col coronavirus si sono sentite delle cose, tipo apriamo più terapia intensiva, come se la terapia intensiva fosse una cosa che apri dalla mattina alla sera senza nessun problema, e non servissero attrezzature di primo livello, professionisti di primo livello, infermieri e medici e turni. Cioè, esatto, è passata l'idea che uno che lavora magari in dermatologia poteva essere passato in anestesia e rianimazione. Sì. Medici sì, ma non è così. Ma anche là, nel senso, un dermatologo, cioè... È ovviamente bisogna vedere se al dermatologo gli va di fare anestesia e rianimazione, magari dopo 20 anni di servizio in cui non ha fatto una tracheotomia, non ha intubato un paziente, cioè nel senso, giustamente non sono professioni facilmente riconvertibili, no? Cioè, però ecco, quello che volevo dire è che da questo punto di vista, diciamo, secondo me il processo formativo in Italia va rivisto completamente. Cioè, proprio visto completamente, proprio a livello di assegnazione dei posti e di organizzazione sanitaria. E da questo punto di vista sarebbe anche interessante dare un'occhiata al futuro. Mi spiego. Quello che ti dicevo prima, cioè, ti ho accennato due criticità del sistema sanitario nazionale. La prima è demografica, la seconda, che mi sono dimenticato di specificare, è questa. Mai come in questo momento sono convinto che siamo sulle soglie di una rivoluzione in medicina che nei prossimi 20-30 anni cambierà completamente il modo in cui noi somministriamo le cure. E il motivo per cui lo penso è perché adesso, per la prima volta negli ultimi 10 anni, si sono sviluppate le tecnologie dell'intelligenza artificiale e del machine learning che stanno già rivoluzionando completamente quello che facciamo. Quindi la professione del medico, secondo me, cambierà tantissimo nei prossimi anni. Ecco, sarebbe interessante per una volta vedere l'Italia, diciamo, intercettare questo cambiamento invece che farsi cogliere impreparata fra 20 anni, quando è troppo tardi, perché anche dal punto di vista dell'assistenza medica ci sono delle specializzazioni come emergenza, accettazione, anestesia, medicina interna, che hanno bisogno di medici il prima possibile, proprio perché abbiamo visto con la pandemia quando mancano che cosa succede, e che sono state cronicamente vuote di medici, anche per un discorso di stipendi, di pessima qualità della vita del professionista, che questo va detto. Emergenza accettazione è un inferno, eccetera, eccetera, eccetera. Ma sarebbe anche interessante cominciare a fare delle indagini di mercato e degli studi conoscitivi per capire quali saranno, per esempio, le professioni che si apriranno in futuro. Perché io sono convinto che, per esempio, su genomica e medicina preventiva si apriranno delle praterie nei prossimi 30 anni. Tantissime cose cambieranno per come le conosciamo. Quindi questo è una cosa su cui, anche qua un po' lentamente, ma cominciando a intercettare il cambiamento, mentre non so nemmeno se in Italia, non so se ne parli, francamente. No. Immaginavo, ma non c'è nulla che viene messo in campo, anche perché l'intelligenza artificiale, che in particolare sarà di grandissimo impatto nella diagnostica, in particolare nell'imaging, comunque nella diagnostica in generale,
richiede una grande quantità di dati che ancora non sono centralizzati in Italia, salvo a livello regionale. Mentre in Italia è da un pezzo che lo sono centralizzati, tant'è che sono molto avanti da questo punto di vista, anche di sistemi territoriali per il controllo attraverso sistemi wearable, cioè indossabili, della fibrillazione atriale, sono molto più avanti, ma già facevano attività di diagnostica e monitoraggio territoriale 15 anni fa, con sistema di raccolta dati, pre-analisi dati attraverso l'intelligenza artificiale. In Italia ancora siamo molto indietro. Questo è una cosa che mi preoccupa moltissimo, perché credo, come abbiamo detto più volte in questa puntata, c'è un aumento della domanda di sanità, ma dall'altra parte i medici e gli infermieri non è che aumenteranno, per niente. Esattamente. Roberto, io ti ringrazio tantissimo della chiacchierata. Non so se vuoi... Per averci dato un po' a livello accademico da quello che riesco a percepire leggendo libri, giornali inglesi, ci hai raccontato un po' la realtà da dentro. Come funziona. Io spero che ci avviciniamo, perlomeno andiamo a copiare le migliori pratiche anche inglesi per migliorarci. Per migliorare soprattutto l'organizzazione. I centri di scienza ci sono, ma sono troppo pochi. Grazie Giulio per averci illustrato, ci avete introdotto e accompagnato nel sistema sanitario inglese. Grazie a te Roberto e alla prossima. Grazie e salve a tutti. Salve a tutti.